Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi proviamo insieme il fondotinta delle star di Hollywood. Di che cosa si tratta? Ho acquistato dei prodotti sul sito di Charlotte Tilbury, l'avrete visto anche nel video haul in cui vi facevo vedere i miei acquisti. Charlotte Tilbury è una truccatrice fantastica e ha truccato chiunque voi possiate immaginare di Hollywood, di modelle, di chiunque voi pensate. Lei l'ha truccato. Mi piacciono tantissimo i suoi trucchi perché sono perfetti al punto giusto, cioè non quelli tipo mascherone, copro tutto, sono perfetti ma lasciano intravedere la pelle sotto. Sono luminosissimi e fantastici, mi piacciono tantissimo. Già l'ho detto un sacco di volte e ve lo ridico, mi piacciono tantissimo. Vi faccio un piccolo esempio: Charlotte Tilbury, insieme al suo team, ha curato il trucco dell'ultima sfilata di Victoria's Secret. Non ricordo se ha fatto anche quello degli anni precedenti, però giusto per farvi capire di chi stiamo parlando se non la conoscete. E ovviamente alla sua linea di make-up, quando fa questi trucchi, quando trucca, utilizza i prodotti della sua linea di make-up. Ho acquistato delle cosine che oggi testeremo insieme. Sono davvero curiosissima di provare questi prodotti, sto aspettando da un sacco di tempo, ma ho dato precedenza ad altri video, quindi finalmente oggi riusciamo a provarli insieme. I prodotti in questione sono tre e sono tutti e tre per la base. Il primo è un primer, lei lo chiama Flawless Filter, praticamente, anzi Hollywood Flawless Filter, è una specie di primer che può essere utilizzato sia prima del fondotinta sia dopo, dovrebbe essere luminoso e leggermente colorato e si può utilizzare o su tutto il viso, appunto come base o dopo il fondotinta, o soltanto su alcuni punti per andare ad accentuare questo effetto luminoso ancora di più. Ad esempio, magari dopo il fondotinta lo mettiamo sullo zigomo o in alcuni punti centrali del viso, ed è questo qui, il Magic Foundation, che è un fondotinta. Dopo vi dico tutte le caratteristiche. E la cipria, anche questa sono curiosissima di provarla, dovrebbe essere una cipria però non completamente opaca, quindi dovrebbe dare anche questa questo effetto super salutare di pelle sana, non luminosa tipo illuminante, ma comunque di pelle viva, non completamente opaca. Prima di chiacchierare ancora di più, zoomiamo, parliamo in dettaglio di ogni prodotto e iniziamo ad applicarlo. Vi dico già che i prezzi di questi prodotti sono alti, non sono sicuramente dei prodotti low cost da drugstore o cose del genere. Iniziamo parlando del Hollywood Flawless Filter. Il prezzo è di 40 euro ed è disponibile in 7 colori diversi. Io ho preso il numero 2, se non sbaglio, adesso lo apro e ve lo faccio vedere anche dentro. Sì, io ho preso il numero 2 Light ed è fatto in questo modo, vedete che è un pochino colorato. Non è sicuramente un primer universale, cioè un colore va bene per tutti, dovete stare attenti a prendere il colore giusto. Comunque basta che andate su internet, digitate il nome del prodotto, swatches, e vi compaiono tutti gli swatches, così potete scegliere il prodotto. Inoltre sul sito Charlotte Tilbury gli swatches sono fatti davvero benissimo, oltre a vedere la striscia del colore del prodotto, lo vedete anche applicato sul viso e sulla tonalità del viso di diverse modelle. Io credo di aver preso dei colori leggermente più scuri rispetto al mio colore di pelle, sempre perché andiamo verso l'estate e preferisco fare in questo modo, quindi se vedete che i colori sono leggermente più scuri, fate finta di nulla, facciamo finta che vadano bene. L'applicatore è fatto in questo modo, applichiamolo su tutto il viso, lo vado a stendere direttamente con le dita e leggiamo che cosa c'è scritto nel frattempo qui dietro la scatolina. Sì, c'è scritto che è illuminante, idratante per una luminosità da superstar e può essere applicato o come primer o sopra al fondotinta. Devo dire che con le mani si sfuma abbastanza bene. Allora, dà sicuramente un effetto luminoso, lo vedete anche dal video, io dallo schermo lo vedo, quindi spero si veda quello che è nella realtà. Anche se non dà un effetto, sapete, molti primer luminosi fanno tipo effetto pelle sudata. Questo invece dà più un effetto proprio pelle super salutare, super luminosa, il che mi piace. Per quanto riguarda il colore, devo dire, si vede molto molto poco. Però se vi piace un effetto super naturale, non vi piace applicare il fondotinta, secondo me questo potrebbe essere una buona alternativa. Dà veramente un tocco di colore per uniformare il colore della pelle, rende la pelle super luminosa, magari poi potete utilizzare un fondotinta in polvere soltanto sulle zone centrali del viso per andare ad opacizzare. Mi piace moltissimo l'effetto che dà in questo senso, quindi magari quest'estate o comunque quando non mi va di mettere il fondotinta devo fare una cosa super veloce, penso che
sarà un ottimo prodotto. Passiamo al fondotinta. Questo qui si chiama Magic Foundation. Anche di questo il prezzo è di 40 euro ed è disponibile in 20 colori diversi. Anche qui gli swatches sono fatti molto molto bene e ci sono anche diversi sottotoni per i vari colori di fondotinta. Io ho preso il colore 3.5, speriamo vada bene, non mi sembra in realtà tanto più scuro, forse qualcosina sì. E leggiamo che cosa promette. Alta coprenza, semi matte, lunga tenuta, è infuso con acido ialuronico e un coso che si chiama Larisil, che non so esattamente che cosa sia, e un concentrato di vitamina C, quindi la pelle appare idratata, luminosa e i pori minimizzati. Se fa tutto quello che è scritto qui dietro, è secondo me il fondotinta ideale. Andiamo a testarlo sul viso e vediamo. Come al solito proverò ad applicarlo su metà del viso con la spugnetta e su metà del viso con il pennello per vedere come si applica meglio. C'è scritto in realtà dietro alla confezione che l'applicazione consigliata è con il pennello, ma sapete che mi piace testarlo in entrambi i modi. Il colore in realtà va bene, fortunatamente non è più scuro di me. Vedremo se si ossiderà o se cambierà colore a contatto con l'aria. Si sfuma davvero benissimo, un colpo di pennello e si è praticamente uniformato al colore del viso. Quindi sicuramente l'applicazione con il pennello già mi piace e già vi dico che intravedo comunque la luminosità del primer che abbiamo messo sotto. Ora proviamo a sfumarlo con la spugnetta. Anche con la spugnetta mi sembra si sfumi benissimo. Anche se devo dirvi che la spugnetta si mangia un po' di prodotto e la coprenza risulta leggermente inferiore rispetto a quando l'abbiamo applicato con il pennello da quest'altra parte. Anche se allo stesso tempo da questa parte è super uniforme, super luminoso, però un pelino meno coprente, forse perché questo fondo è abbastanza liquido, quindi viene assorbito abbastanza in fretta dalla spugnetta. Voglio provare a stratificarlo leggermente per vedere se fa effetti strani, se magari ci sono alcuni di voi che cercano una coprenza maggiore dal fondotinta. Vi devo dire in generale che questo fondo non ha una coprenza alta come descritto dalla bottiglietta, io direi che è più una coprenza media dal finish naturale. Il finish l'hanno azzeccato. Anzi, c'è scritto in realtà demi matte, che credo sia una specie di gioco di parole tra dewy, come si dice in inglese. Quindi sì, direi un bel satinato. Mi piace tantissimo, ragazzi, l'effetto e devo dire che si stratifica anche bene. Ora fatemi applicare un secondo il correttore e poi andiamo ad illuminare alcuni punti del viso e a giocare con la cipria. Ho applicato il Fit Me di Maybelline, che sembra andare super d'accordo con questo fondotinta, forse perché entrambi sono abbastanza idratanti e luminosi. Ora riprendiamo il nostro magico filtro di Hollywood e lo andiamo ad applicare solo sui punti che vogliamo illuminare, quindi ad esempio qui sopra lo zigomo. Vediamo, iniziamo ad applicarlo qui, non so quanto risulti luminoso messo così sopra al fondotinta. Allora, molto molto bello, devo dire. Non so se si riuscirà a vedere dal video, ma vi posso assicurare che dal vivo si vede, dà questo effetto luminoso, però come vi dicevo prima non contiene dei glitter all'interno, quindi non sembra che l'effetto luminoso sia dato da un prodotto applicato sulla pelle, ma piuttosto sembra che la pelle sia luminosa proprio di per sé. Secondo me, ragazzi, se c'è qualche truccatore all'ascolto, questo prodotto per le spose è qualcosa di fantastico. Immaginate sulle foto quanto può venire bene questo effetto e quanto si può dare questo effetto di pelle fantastica, super perfezionata, super luminosa, quando magari invece le ragazze sono super stressate dal matrimonio, la pelle appare un po' spenta. Secondo me questo è un prodotto veramente fantastico. Ora andiamo ad applicare la cipria e vediamo come si comporterà durante la giornata, se rimarrà questo effetto di pelle luminoso, se magari un po' tenderà a spegnersi. Non so se sembra un po' arancione dal video in questo momento. Vi posso assicurare che non si vede così tanto lo stacco dal viso al collo nella realtà. Un pelino sì, vi ho detto, l'ho preso leggermente più scuro in realtà. Un pelino si vede dal vivo, però andiamo incontro all'estate, quindi va benissimo questo colore. Dal video forse viene accentuata questa cosa, quindi vedete il mio viso arancione e il collo bianco. La cipria si chiama Genius Magic Powder, il costo è di 42 euro ed è disponibile in 3 colori diversi. Non vi ho detto le quantità, ve le dico subito. All'interno della cipria ci sono 13 grammi, entrambi, sia il filtro sia il fondotinta, sono di 30 ml.
ml come una normalissima bottiglietta di fondotinta o di primer. Della cipria ho preso il colore 2, che è Fair Medium, ed è una cipria dal sottotono giallino. Quella chiara aveva il sottotono rosa, quindi ho deciso di prendere questa, che comunque non dovrebbe essere troppo scura. È fantastica Charlotte Tilbury perché, essendo una truccatrice, pensa a tutte le cose che gli altri brand in realtà che formulano prodotti per persone non truccatori non pensano. Questa cipria, se ci fate caso, qui ha i buchini, ma si ruota questo coso e si chiude completamente. Questo perché uno non ci pensa, ma quando il truccatore ha la cipria nel proprio kit e la porta in giro, la cipria si rovescia e praticamente mi ritrovo sempre con tutta la cipria nel tappo, e quando la apro è sempre un casino. In questo modo invece la cipria è fissata lì dentro nel barattolino e non si muove. Eccola qui nel barattolino, vado a swatcharla leggermente sulla mano perché voglio vedere se dà questo effetto luminoso. È una roba veramente impercettibile, però non dà quell'effetto super matte che danno tante ciprie. Quindi se avete una pelle che si lucida tanto, forse questo effetto può non piacervi, però fatemela provare e vi dico subito come si applica sul viso. Questa polvere è davvero sottilissima. Avete presente alcune ciprie che invece sono tanto tanto spesse e quando le mettete vi danno quell'effetto super polveroso? Questa assolutamente no, è davvero molto molto sottile e devo dire che rispecchia ovviamente il tipo di trucco che fa lei, così molto fresco, molto naturale. Lei utilizza davvero pochissima cipria, ne mette giusto un filo al centro del viso, che per un servizio fotografico, una sfilata, un red carpet può andare benissimo, però secondo me quando si parla poi della vita reale dobbiamo fissare bene il trucco, perché dobbiamo, non lo so, accompagnare i bambini a scuola, andare al lavoro per 8 ore, poi andarli a riprendere, poi accompagnarli da qualche parte, poi dobbiamo andare in palestra, poi a fare la spesa, poi a fare 6.000 giri, insomma, avete capito il discorso? Abbiamo bisogno di un trucco che tenga bene tutto il giorno, e quindi magari di utilizzare anche un pochino più di cipria di quanto ne fa lei. Fatemi terminare un attimo la base, applico Terra Blush Illuminante e vi dico quali sono le mie prime impressioni. Eccoci con la base terminata. Al momento sembro molto strana perché non ho il trucco degli occhi né le sopracciglia fatte, ma ho applicato il rossetto perché ho riacquistato nuovamente la matita Pillow Talk, che è un nude fantastico. L'avevo finita per quanto l'ho utilizzata, mi piace tantissimo, l'ho ricomprata. Se siete amanti dei nude, dovete, e sottolineo dovete, avere questo colore. Credetemi, indosserete praticamente solo ed esclusivamente questo. Ho messo la matita in combinazione col rossetto ed eccolo qui. Questo è il nude più universale che conosco, sta bene praticamente a tutti quanti. Mi chiedete spesso, ci dici un dupe economico di questo rossetto? Non l'ho ancora trovato esattamente. C'è un rossetto di Maybelline molto simile che vi lascio in descrizione perché in questo momento non mi ricordo il numero, ve lo lascio scritto sotto al rossetto di Charlotte Tilbury. È il rossetto più simile di colore che io abbia trovato, anche a livello di finish è molto molto simile, è un opaco ma non estremamente opaco, ma neanche lucido come un classico rossetto. È molto confortevole sulle labbra. Questo rossetto è pazzesco, praticamente il nude perfetto. Tornando ai prodotti che abbiamo utilizzato, vi dico quali sono le mie prime impressioni. Il filtro, chiamiamolo così perché non è un vero e proprio primer, mi piace tantissimo. Credo che, vi ripeto, se siete dei truccatori dovete avere questo prodotto. Vi dà questo effetto di pelle luminosa dall'interno, super naturale, non si vede che avete applicato un prodotto sopra, è veramente qualcosa di strepitoso. E poi riapplicarlo sopra il fondotinta dà questo effetto ancora più luminoso soltanto su alcune zone, che rende il trucco davvero naturalissimo, però allo stesso tempo dà più dimensione al viso. Secondo me è davvero un prodotto fantastico. Parlando invece del fondotinta, anche questo devo dire mi è piaciuto molto. Ora voglio vedere come si comporterà, come al solito, nell'arco della giornata. Ha un finish super naturale, effetto seconda pelle, molto molto sottile. La copertura che ha non è alta come descrivono dal cartoncino, dalla descrizione, secondo me è più media naturale. Il finish credo sia satinato, ha coperto comunque quello che avevo da coprire, e non ho particolari discromie fortunatamente sul viso, macchie, brufoli o cose del genere, però secondo me si è comportato bene. Se cercate un fondotinta che ha queste caratteristiche, per il momento mi sta piacendo tantissimo e credo si possa andare ad aggiungere alla mia collezione di fondotinta fantastici. Vedremo come si comporterà, ovviamente dovrò testarlo anche in combinazioni con altre cipre, con altre cose, bla bla bla, come al solito. La cipria è il prodotto che mi ha lasciato un
pochino più titubante, vi spiego il motivo. Credo sia un ottimo prodotto, ma credo sia adatto solo ad alcune tipologie di pelle. Se avete una pelle secca e avete difficoltà a trovare una cipria che non vi secchi troppo, che non vada a segnarvi, credo che questa sia fantastica. Asciuga pochissimo, è sottilissima, quando la mettete non vi va a fare l'effetto piatto opaco come praticamente il 99% delle ciprie, e come anche giusto che sia, perché il 99% delle persone cerca quello, però c'è una piccola fetta che invece ha bisogno di una cipria appunto che non asciughi troppo, che non vada a segnare. Secondo me questa è molto bella, anche calcando un po' la mano, perché sono andata poi a riapplicarla in alcune zone per vedere come si comportava mettendone anche uno strato più spesso, non va per niente a seccare. E se cercate un qualcosa con queste caratteristiche, almeno per il momento questa mi sta piacendo molto. Ovviamente anche questa dovrò testarla anche in combinazione con altri fondotinta per vedere come si comporta. Per il momento si sta comportando benissimo, per il momento mi piacciono per fortuna tutti e tre i prodotti che ho provato, tutti e quattro, ci aggiungo anche la matita, ma questa già la conoscevo quindi non vale, fortunatamente, perché li ho pagati tantissimo. Devo anche dirvi, ragazzi, se siete truccatori, Charlotte Tilbury ha lo sconto truccatori, vi dovete segnare, dovete mandargli l'attestato, foto, tutto quello che vi richiedono, e vi danno uno sconto, non mi ricordo neanche di quanto. Per il momento questo è quanto, adesso vado a terminare il mio trucco, faccio passare circa una mezz'oretta, 45 minuti, e vi faccio vedere alla luce naturale come risulta la base, così avete anche il confronto tra luce artificiale e luce naturale. Ci vediamo tra un secondo. Ragazzi, questo è l'effetto alla luce naturale, calcolate che è passata circa un'oretta perché ho dovuto fare delle cose nel frattempo e non sono riuscita a girare subito. L'effetto mi piace tantissimo, non ho nulla da dirvi, almeno per il momento, volevo solo farvi vedere l'effetto così alla luce del giorno. Magari provo a scurire anche un po', così forse si vede anche meno sparaflesciato. Poi calcolate che è nuvoloso, quindi la luce va e viene, però devo dire che l'effetto è super naturale. Ci aggiorniamo tra qualche ora con i vari check. Sono passate circa 5 ore dall'applicazione di tutto quanto, stavo per dire dal fondotinta, ma no, perché oggi abbiamo provato un sacco di altre cose, e se vedete il mio look un po' diverso è perché nel frattempo ho girato anche un altro video. Questi prodotti mi stanno piacendo davvero tantissimo. La cosa che mi stupisce, a parte che la mia base è ancora perfetta, ma la cosa che mi ha colpito di più in assoluto è che danno un effetto così naturale al viso, che sì, si vede comunque che c'è un fondotinta, che c'è qualcosa applicato sul viso, ma l'effetto è davvero super naturale e mi piace tantissimo sul viso. Non si sente nessuno dei prodotti, anche se abbiamo applicato diversi strati, è davvero un effetto seconda pelle, super luminoso, il filtro di Hollywood mi piace tantissimo, da questo effetto luminoso pazzesco alla pelle. Se vi piace l'effetto luminoso dovete assolutamente provarlo, perché me ne sono veramente innamorata già così dal primo utilizzo. Se avete una pelle che già si lucida di per sé è un prodotto che vi sconsiglio, o magari potreste utilizzarlo soltanto in alcuni punti del viso se vi piace l'effetto luminoso ma comunque non volete mettere l'illuminante. Se avete una pelle secca, normale o mista, credo che veramente adorerete questo prodotto perché è fantastico. Il fondotinta anche mi piace tantissimo, anche questo super luminoso, super naturale sul viso. Il fondotinta, anche questo credo vada bene per una pelle non troppo grassa, perché comunque rimane idratante, rimane abbastanza mobile, ecco, non è un fondotinta che si asciuga tantissimo, perfetto per chi ha una pelle che già si lucida da sola. La cipria devo utilizzarla la prossima volta con una mano un pochino più pesante, rimango assolutamente delle idee che vi ho detto prima quando l'abbiamo applicata. Continuerò a tenere tutto sul viso, nel frattempo vado a montare l'altro video che ho girato, così poi passano altre ore e possiamo fare un altro check e vediamo come si comporta tutta la nostra base per il resto della giornata. Eccoci qui per il check finale, sono passate 11 ore dall'applicazione del fondotinta, non ho fatto altri check nella giornata perché il fondotinta è rimasto esattamente perfetto come quando l'abbiamo applicato tutto il giorno, e non vi avrei potuto dire nulla di diverso da quello che vi ho detto durante l'applicazione e nel primo check. Passate 11 ore, devo dire che leggermente si è lucidato qui, se ci fate caso sulla fronte, ai lati del naso, insomma dove si lucidano solitamente i fondotinta, è già da un'oretta che si sta comportando così. Però devo dire, per essere un fondotinta luminoso, super confortevole, effetto seconda pelle e tenere 10 ore senza lucidarsi,
per me ha superato appieno la prova. Voglio provarlo anche abbinato ad altre ciprie, abbinato ad altri prodotti e vedere come si comporta. A me è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta tantissimo la base luminosa e anche la cipria, anche se quella devo un po' studiarla meglio, perché ho notato che il correttore mi ha fatto leggermente le pieghette, forse ne ho applicata davvero troppo poca, però quando non conosco i prodotti magari mi è difficile testarli nel modo più adeguato, quindi sicuramente continuerò a testarli e sicuramente li vedrete nei prossimi video, vi terrò aggiornati come sempre. Per me questo prodotto è super approvato, sono contentissima che il tutto ha lavorato bene, ma sono contenta perché gli ultimi due fondotinta hanno lavorato entrambi benissimo, entrambi sono adatti ad una pelle secca, proverò come al solito anche i fondotinta adatti ad altre pelli, per adesso mi sono capitati questi, quindi sono super contenta che abbia lavorato bene il fondotinta di Charlotte Tilbury, che è il fondotinta delle star di Hollywood. Fatemi sapere se l'effetto di questo fondotinta, di questo filtro così luminoso vi piace, se siete curiosi di provare questo prodotto, se già l'avete fatto, in un commento qui sotto, e scrivetemi anche qual è il prossimo fondotinta che volete vedermi provare qui sul canale. Ricordatevi che se il video vi è piaciuto dovete assolutamente lasciare un pollice all'interno su, o iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e ricordatevi di suonare la campanellina per attivare le notifiche di ogni mio nuovo video. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!